Buon pomeriggio e benvenuti allo stadio Sandro Pertini di Ponte Buggianese, dove per la quinta giornata del girone A di eccellenza si sta per giocare la sfida fra Zenit Prato e i padroni di casa del Ponte Buggianese. Ponte Buggianese in campo in maglia completamente bianca con una piccola bordatura blu sul petto, blu e rossa sul petto e numerazione rossa. Ponte Buggianese che si muove da sinistra verso destra secondo il nostro e vostro punto di osservazione in questi primi 45 minuti di gioco. Al microfono Andrea Labbate, alle riprese Paolo Innocenti qui su TV Prato, come al solito il meglio del calcio dilettantistico della nostra regione ve lo offre sempre e solo TV Prato. Andiamo subito alla lettura delle formazioni in campo con il Ponte Buggianese, che oggi non può disporre di Granucci e Gargani, due assenze importanti, specialmente la prima per mister Enrico Gutili, che sceglie Rizzato, Palmese, Martinelli, Zocco, Belluomini, Chelini, Pievani, Giannini, Nardi, Gianotti e Seghi. Gianotti che è un ex della partita. In panchina, oltre al secondo portiere Belli, trovano posto Romiti, Birindelli, Chiti, Sali, pur non al meglio, Sabia, Ceccarelli, Zani e Innocenti. Panchina molto giovane quella del Ponte Buggianese, come quella sarà anche quella della Zenit Prato. Zenit Prato in completo amaranto, che si muove da destra verso sinistra in questi primi 45 minuti di gioco qui sul terreno di gioco molto grande del Sandro Pertini. Queste le scelte di Simone Settesoldi, allenatore della formazione pratese. Brunelli in porta, numerazione fissa, lo sapete ormai da qualche stagione per la Zenit Prato, quindi andremo subito con la disposizione tattica della formazione pratese. Dicevo, Bucciantini e Gonfiantini sulle fasce, Bagno e Cela che sono i due centrali nella classica linea a 4 difensiva, centrocampo quasi Lunghi e Rosi con Falteri, Chiaramonti e Ciravegna nel tridente offensivo del 4-3-3 fedelissimo di Simone Settesoldi, che in panchina porta con sé il secondo portiere Pellegrini, quindi Buscema, Saccenti, Castiello, Moretti, Amendola, Braccesi, Luca e Luca Clay e Mari. Arbitro dell'incontro il signor Guglielmo Giannini della sezione di Pontedera, assistito da Michele Ponetti di Firenze, assistente numero uno, quindi fra le due panchine di fronte alla tribuna dalla quale vi stiamo parlando, e il signor Davide Giunta invece della sezione di Firenze, assistente numero due, qui sotto la tribuna, l'ampia tribuna del Pertini di Ponte Buggianese, direi discretamente gremita, ci vuole davvero 700-800 persone per riempire una tribuna così ampia come questa del Pertini. Saranno presenti circa 300-400 spettatori quest'oggi qui al Sandro Pertini di Ponte Buggianese, partita che potrà dire molto sul futuro delle due squadre, mentre avete visto intanto un servizio in verticale di Gianni Palmese, che gioca con la maschera protettiva nel 3-5-2 scelto da Enrico Gutili. Ne parleremo poi nel corso del match. Osservazione tattica ormai abbastanza consolidata anche per il tecnico Gutili, rilanciatosi alla grande nella stagione scorsa alla guida della neopromossa formazione della provincia di Pistoia, proprio a limitare in realtà con le province di Firenze e Lucca, parte sud della provincia, sud-ovest della provincia di Pistoia. Dicevo appunto, rilanciatosi alla grande Enrico Gutili con una stagione nettamente al di sopra delle aspettative degli addetti ai lavori. Tanto l'errore di rilancio e poi la conclusione di Gianotti che non trova la porta, l'errore di rilancio da parte della formazione della Zenit. Già al terzo minuto, prima occasione che andiamo a segnare sul nostro taccuino, errore di Cela e Gianotti, che come abbiamo detto ex della partita, proprio nella stagione scorsa, a metà stagione, è passato dalla Zenit Prato al Ponte Buggianese, conclusione sballata, la posizione ottima. Prima occasione subito per la formazione di Enrico Gutili, reduce da un campionato davvero strepitoso, quello della scorsa stagione, da matricola, ha vinto il campionato di promozione la stagione precedente con Andrea Petroni in panchina, è arrivato tanto il pallone subito in area di rigore per il sinistro di Falteri, la respinta di Rizzato che chiude bene lo specchio, risposta subito della Zenit con Ciravegna che va a colpire ancora poi Falteri sulla respinta e la palla messa fuori. Grandi emozioni in questo avvio di partita da una parte e dall'altra, con Ciravegna per Falteri, l'uscita di Rizzato, poi sul proseguo dell'azione ancora Ciravegna pericoloso, la sua conclusione respinta bassa da Rizzato e poi lo stesso Falteri che non trova la porta.
Partenza col botto, direi, davvero, da una parte e dall'altra. Subito l'occasione per il Ponte Buggianese, subito la risposta della Zenit, che reduce dalla prima vittoria in campionato, domenica scorsa in casa contro il Castelfiorentino, una squadra che fra l'altro ha incontrato anche il Ponte Buggianese nelle prime giornate di campionato. Però intanto in verticale per Chiaramonti, che prova subito la battuta, viene però contrato da Zocco, guadagna calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo a favore della formazione pratese, da quest'anno inserita su richiesta peraltro della stessa società pratese nel girone A di eccellenza dopo tanti anni nel girone B. Ecco qua il calcio d'angolo a favore della formazione Amaranto. Al settore di destra, Falteri, tocca per Quassi, il destro di Quassi a uscire, il pallone buono per il destro di Cela che mette alto, ancora un'occasione per la Zenit. Partenza incoraggiante da parte della squadra di Simone Settesoldi, mentre non particolarmente attenta invece la formazione del Ponte Buggianese. Si va a cercare ancora con questo lungo rilancio di Rizzato, ma conquista un buon pallone Zocco. Palla che è ancora gestita dalla formazione di casa con Gianotti, che va a cercare la verticalizzazione per Nardi. C'è forse un fallo, l'arbitro fa giocare, palla che perviene poi a Matteo Brunelli, vestito in rosa shocking quest'oggi, l'arbitro poi che ferma il gioco per andare a sincerarsi delle condizioni fisiche del giocatore della Zenit. Dicevamo abbiamo già parlato del 4-3-3 della Zenit Prato, andiamo a vedere invece la disposizione tattica da parte del 3-5-2 del Ponte Buggianese, con la difesa che è formata da Palmese, Chelini e Belluomini, con Seghi esterno destro e Martinelli esterno sinistro della linea 5 di centrocampo, dove trovano posto anche Zocco, Pievani e Giannini, e poi Gianotti in sostegno della punta centrale che è Federico Nardi. Reduce anche lui, come tutto il Ponte Buggianese, da un'annata davvero importante. Penso che nella scorsa stagione ha segnato ben 18 gol con la maglia appunto del Ponte Buggianese, guidando l'attacco biancorosso verso lidi davvero inaspettati nell'estate passata, ma pienamente meritati grazie a tante prestazioni convincenti da parte della squadra di Enrico Gutili, che vorrebbe ripetersi nella parte alta della classifica della categoria regina, così come la Zenit, che come ben sapete reduce dall'aver vinto i playoff del girone B di eccellenza, aver perso poi lo spareggio nazionale contro l'Ellera. Seconda volta che la Zenit raggiunge gli spareggi nazionali fra le squadre seconde di eccellenza. Qua sì, è lui a organizzare il gioco della Zenit. Servizio sulla destra, dove sale il più giovane della formazione pratese, vale a dire Bucciantini. Poi recupera il pallone Martinelli, l'ex giocatore del Montecatini, l'errore di Gianotti, che non è preciso nonostante la palla fosse sul piede preferito, vale a dire il mancino. Attacca Falteri, viene chiuso però molto bene dalla linea difensiva del Ponte, che prova a ripartire con questo lancio per Nardi, a controllarlo Cela. Palla che resta in gioco, anzi no, rimbalza proprio nei pressi della linea laterale, proprio vedete dalla panchina occupata dallo staff della Zenit, vedete con la casacchina verde in piedi Simone Settesoldi che applaude, inquadrato dal nostro Paolo Innocenti. La buona partenza della Zenit, a parte l'occasione di Gianotti, sicuramente la Zenit ha fatto vedere di essere subito pimpante nei primi minuti. Come detto, Zenit reduce dalla prima vittoria in campionato, vuole dare continuità per tornare. Tanto il sinistro di Gianotti e Brunelli c'è, nono minuto di gioco, non mancano le occasioni in questo avvio di partita.
occhio! Fallo laterale a favore della formazione di casa, ha rimesso in gioco Gianni Palmese. La seconda stagione con la maglia del Pontebugianese, ex San Maurese, ex Gavorrano, cresciuto nel Cesena. Non riesce però, fatica a uscire dalla pressione che la Zenit porta molto alta sui portatori di palla del Pontebugianese, con il centrocampo di Enrico Gutili per ora in difficoltà di fronte a quello della Zenit. Chiaramonti fa da torre per Falteri che non ci arriva. Decisamente pimpante in questo avvio di partita l'attaccante della Zenit, Niccolò Chiaramonti, che non aveva impressionato, va detto, nelle prime partite di campionato. Giocatore dal fisico imponente che sicuramente ha bisogno probabilmente anche di settimane per raggiungere la forma migliore. Sembra già un altro Chiaramonti rispetto a quello di due o tre settimane fa. Chiaramonti che in questa zona è conosciuto molto bene perché ha giocato tra quasi due anni a Pontebugianese segnando due gol, ha giocato anche a Montecatini oltre due fasi diverse sia in Serie D che in Eccellenza, visto che da giovane vestiva la maglia del Montecatini quando il Montecatini vinse il campionato con Giovanni Maneschi allenatore. Poi carriera con Montignoso, Cascina e San Miniato per due stagioni. Brutta la stagione scorsa a San Miniato con un solo gol siglato e la retrocessione. Una squadra che era partita con gli obiettivi di primeggiare, in quella squadra c'erano anche Brando Ciravegna e il centrale Alessandro Cela. Tutte e tre quest'anno vestono la maglia del Zenit Prato in cerca di rilancio dopo un anno non positivo. Sbaglia rilancio proprio Cela, palla che arriva in possesso di Mattia Rizzato, ex portiere di Perignano, Cascina e Camaiore. Col Cascina vinse, giocò in prima stagione in Serie D, dopo che l'anno precedente vestiva la maglia del Perignano e nella finale contro il Perignano fu sconfitto dal Cascina con il gol al 94esimo che andò la partita ai supplementari. In quel Cascina giocava Matteo Brunelli, adesso portiere della Zenit. Corsi e ricorsi, questa categoria regina del calcio dilettanti toscano. Fallo laterale intanto a favore del Pontebugianese. La partita adesso si è fatta sicuramente più equilibrata dopo un avvio in cui le due squadre avevano trovato fatica a prendere le misure agli attacchi avversari, con un paio di occasioni da una parte e un paio di occasioni dall'altra, forse più pericolose quelle create dalla Zenit. Resta il fatto che Bagni è il capitano della formazione pratese, che dopo aver saltato la squalifica per l'espulsione contro il Lanciotto è tornato già dalla settimana precedente a vestire la fascia di capitano. Intanto subito di prima Chiaramonti prova a girare verso Falteri, ma chiude bene Martinelli. Il mancino viene chiuso da Rosi, palla che schizza verso Falteri. Attenzione alla velocità di Falteri che va a saltare un avversario, viene poi contrato da Chelini. Cartellino giallo per il difensore del Pontebugianese, Samuele Chelini, messo in difficoltà dallo strappo, dallo scatto di Matteo Falteri. Si è aiutato in maniera irregolare il difensore centrale della formazione pistoiese. Calcio di punizione a favore della Zenit quando sono 14 minuti di gioco, come vedete dalla nostra sovraimpressione, fra Pontebugianese e Zenit Prato. Il risultato è ancora quello di partenza di 0-0. Sulla palla Matteo Falteri e Tommaso Lunghi, si allontana invece Thomas Zaccossi. Tre uomini in barriera per il Pontebugianese, sistemata da Mattia Rizzato. Attendiamo il fischio di Giannini di Pontedera, eccolo qua, il sinistro di Falteri, a palla che colpisce l'incrocio dei pali.
Gran punizione di Falteri, la palla non si abbassa quanto necessario, ma colpisce in pieno l'incrocio. Inizio bellicoso, per così dire, da parte della formazione ospite. Pericolosa in almeno 3-4 occasioni, e pericolosa in maniera davvero importante. Tanto Rosi prova a recuperare, viene però battuto da Giannini, che non riesce a controllare il pallone. Giannini, giocatore forse con il passato più importante nel Ponte Buggianese, cresciuto nel margine coperta, poi Tau Calcio, quindi Prato, Imolese, Aglianese, Gavorano e San Giovannese in rapida successione in Serie D. Torna a giocare in eccellenza, anzi gioca per la prima volta in eccellenza toscana. Tanto Rosi per Ciravegna, anticipato però molto bene dalla difesa del Ponte Buggianese, che va a rinvio. Nardi cerca di tenere giù il pallone, conquistare un calcio di punizione, ci riesce per il fallo di Lunghi. Molto bravo nell'occasione Federico Nardi nel controllare questo pallone, conquistare questa punizione e far salire il baricentro della propria squadra. Se n'è andato il primo quarto d'ora. Il risultato è fermo ancora sullo 0-0, ma sono successe tante cose in questi 15 minuti, 16 anzi, per essere precisi, di partita. Chelini si appoggia a Belluomini, ragazzo del 2005. Oh, davvero molto molto interessante Filippo Belluomini, cresciuto nel Tau Alto Pascio. È arrivato quest'estate a Ponte Buggianese, intanto lo scontro tosto duro fra Rosi, forse Pievani, vediamo un po' se ho visto bene, o Giannini del Ponte Buggianese. Scontro fra, forse la peggio l'ha avuta Alino Rosi. Sono saltati i giocatori per colpire di testa. Tanto non c'è un filo d'aria qui quest'oggi a Ponte Buggianese, fa davvero molto caldo. Questa seconda domenica d'ottobre continua a fare un caldo estivo che sicuramente non aiuta anche i giocatori in campo a trovare la condizione migliore. Si perde tanti liquidi con questo clima, quando la forma ancora non è il massimo, diventa complicato. Intanto escono i due giocatori, ma sulle proprie gambe, quindi prevedibilmente dovrebbero riuscire a tornare entrambi in campo. Il cenno d'intesa fra Seghi e Alina Rosi, giocatori che ne approfittano e bevono. Squadre momentaneamente in 10 uomini, rientrano sia Rosi che Alessandro Seghi, ragazzo del 2004, esterno destro del centrocampo della formazione del Ponte Buggianese. Pallone a rigore verso Chiaramonti, la palla che resta lì, arriva velocissimo Ciravegna, viene fermato però molto bene da Belluomini. Ci sarà quindi questo fallo laterale a favore della formazione della Zenit, affidato come sempre sull'auto di sinistra a Samuele Gonfiantini, che va a cercare Chiaramonti, che prova a spizzare di testa, la cosa non gli riesce particolarmente bene. La palla diventa buona per Martinelli, che cerca spazio sull'auto di sinistra, gli ruba il pallone Rosi, subito a corsare al centro, anticipato da Ciravegna. Poi Nardi che lotta con Cela, rinvio di Cela, troppo lontano, palla che non può essere nella disponibilità dei giocatori della Zenit. Ci va Mattia Rizzato. Vieni su. Si riparte da Belluomini, quindi Chelini apre a destra per Palmese, giro palla fra i tre difensori centrali della formazione pontigiana. Non è troppo lungo, nessun problema per Matteo Brunelli, che non passa di certo inosservato con la sua
divisa completamente, rosa shocking, Gonfiantini. Palla buona, attenzione per Govassi. Poi rimpallo, attenzione che favorisce Chiaramonti, non c'è ovviamente fuorigioco perché il tocco dei giocatori delle Ponte Buggianese. Chiaramonti entra in area rigore, il cross basso per Ciravegna, il palo pieno da parte della Zenit, poi Coassi per Lunghi, il destro di Lunghi, la palla che esce di un soffio. Zenit ancora una volta vicinissima al vantaggio. Doppia clamorosa occasione. Cambia qualcosa, Dio! Ma è possibile fare così? Il palo di Ciravegna ed è il secondo della Zenit e poi il destro dal limite di Lunghi. Ponte Buggianese obiettivamente in difficoltà di fronte agli attacchi della Zenit, anche se questo è questa azione scaturita da un rimpallo sfavorevole, sfortunato anche, che ha colpito Pievani per la formazione di casa. Ma da parte dell'attacco, ma dietro non si piglia un pallone. Si riprenderà con una rimessa in gioco da parte del Ponte Buggianese che ha rischiato enormemente in più di un'occasione, va detto, in questo primo tempo, quando siamo quasi al 21esimo minuto di gioco, non siamo nemmeno a metà della prima frazione, sono già tante le occasioni che la Zenit Prato è riuscita a costruire, ma senza la necessaria precisione per portarsi in vantaggio. Tanto da segnalare vittorie esterne per ora con la Cuoiopelli che vince 2-0 a Cecina, risultato per nulla scontato. Cecina è sicuramente una buona squadra nonostante sia una matricola, e la Pro Livorno, anche questo risultato a sorpresa, che vince per ora a Fucecchio grazie al gol del figlio d'arte Lucarelli. I risultati come sempre li leggiamo su almanaccocalciotoscano.it, che tutte le domeniche vi offre in tempo reale gli aggiornamenti dei campionati di Serie D eccellenza e promozione attraverso il proprio portale o attraverso la propria app. Gianotti fermato da Rosi, poi di esterno destro Lunghi lancia un bel pallone per Chiaramonti in posizione di alla sinistra, passi di lui a chiudere Palmese, palla toccata e tenuta in campo dallo stesso Palmese. Buona azione da parte del difensore del Ponte il Buggianese, poi Giannini non riesce a controllare un pallone apparentemente non difficile. Laterale servito per Rosi che tocca a destra dove sale Bucciantini, ancora Rosi a farsi dare il pallone con i tre centrocampisti della Zenit, vale a dire quasi Rosi e Lunghi, bravi a non dare punti di riferimento alla formazione avversaria. Quasi taglia dentro verso Ciravegna, poi rinvio da parte di Chelini, poi testa di Rosi, ma sicuramente più viva e più presente la formazione di Simone Settesoldi in mezzo al campo. Qua sì, difende un buon pallone, poi lo dà nello spazio per Chiaramonti, fermato però molto bene da Martinelli che riparte toccando per Giannini, poi Seghi. Seghi, veglia, Dio volo, Dio! Guadagna un fallo laterale Seghi, ha un Ponte Buggianese che fa maledettamente fatica a occupare la metà campo avversaria, si è giocato praticamente solo nella metà campo del Ponte Buggianese in questi primi 23 minuti di gioco. Ora ci prova Gianotti, fermato da Lunghi, si lotta ancora al centrocampo, ne esce vincitore Lunghi, il contrasto, la palla che schizza verso Belluomini, poi Cela di testa, quindi Bagni perfeziona il disimpegno, c'è Chiaramonti in fuorigioco, la palla è buona invece per Falteri che lotta con Martinelli che tocca il pallone con un braccio in maniera evidente. Calcio di punizione a favore della Zenit, fallo abbastanza evidente di Martinelli che è forse un po' poco coordinato nell'occasione, con Falteri che stava arrivando a 2000 all'ora. Pallone che Falteri si prende e vuole battere la punizione, se ne va un po' arrabbiato Lunghi che voleva forse battere questo a calcio di punizione. Barriera nutrita dalla stessa posizione in cui pochi istanti fa, esattamente al 14esimo, lo stesso Falteri ha colpito l'incrocio dei pali. Ci riprova adesso Falteri, sempre col mancino, palla però sul secondo palo, stavolta però non si abbassa abbastanza la conclusione dell'esterno d'attacco della formazione della Zenit.
Ma più nel mezzo, Dio volo! Cresciuto nei settori giovanili di Pistoiese e Montemurlo, alla Zenit già dal 2018, ormai sono 6 anni che veste la maglia della Zenit Prato. Matteo Falteri, sempre più importante, sicuramente autore nella scorsa stagione della propria migliore stagione, specie per essere precisi nel girone di ritorno, che è stato davvero spesso decisivo. Cela, quindi lunghi, vediamo se riesce a portare un po' di pressione il Ponte Bugianese, che ha fatto gran fatica. Vieni sul 10, io volo. Lunga battuta di Bagni verso Chiaramonti, di testa verso Ciravegna, attenzione Ciravegna, siamo in area di rigore, pallone sul destro, se la allunga troppo spreca un'occasione importante stavolta la gente, poteva essere gestito meglio questo pallone da parte di Brando Ciravegna, autore del gol della vittoria nella domenica scorsa, primo gol in maglia Zenit per il giocatore, colpo di fine mercato per la Zenit, ragazzo del 2002, sue esperienze nel settore giovanile importanti con Empoli e Pistoiese e Siena, poi a livello di prima squadra giocato nel Ponsacco, nel San Miniato Basso come abbiamo accennato precedentemente, e appunto da quest'anno alla Zenit, mentre c'è già un cambio previsto probabilmente per Enrico Gutili, che evidentemente vede che le cose non funzionano per la sua squadra, che finora però se l'è cavata visto che il risultato è ancora fermo sul 0-0. Vediamo che cosa vorrà fare Enrico Gutili, la sua squadra che è palesemente in difficoltà a centrocampo. Rinvio di Rizzato sulla pressione di Falteri, la spinta di Bagni che trattiene Nardi, calcio di punizione, la posizione però molto sbagliata da parte di Cristian Zocco. Stesso Zocco a battere questo calcio di punizione quando sono quasi 27 i minuti di gioco di un primo tempo in cui la Zenit davvero ha creato moltissimo. Ponte Bugianese invece in difficoltà soprattutto nel costruire gioco. Continua a riscaldarsi il giocatore della Ponte Bugianese. Palla che finisce su un fallo laterale. Fallo laterale a favore del Ponte Bugianese, mentre rumoreggia il pubblico di casa, specialmente il presidente Tocci, non lontano da noi, la nostra postazione, che si lamenta per la prestazione non soddisfacente della squadra locale, che adesso prova però a mettere il naso avanti quando siamo ormai quasi alla mezz'ora della prima frazione. Fallo laterale affidato ad Alessandro Seghi, poi Gianotti porta palla sul piede preferito, il mancino, il cross non perfetto a parte di Palmese, libera senza problemi la Zenit, si riparte però da Chiellini che cambia gioco dalla parte opposta a cercare Martinelli, puntuale l'apertura della formazione delle Ponte Bugianese, ancora Martinelli col destro prova a crossare in area di rigore, mette fuori Gonfiantini, poi lunghi di testa verso Ciravegna che non rischia, quindi Chiaramonte a difendere il pallone, prova a girarlo verso Alino Rosi, lo fa con successo, Rosi ha cerchiato da tre giocatori, c'è Quassi che poi con la rabona va a cercare Ciravegna, esce però ancora una volta Samuele Chiellini, il capitano della formazione di casa, poi va a cambiare gioco Palmese, ma lo fa con una conclusione non perfetta, poi Martinelli si butta in avanti e guadagna calcio di punizione per il fallo di Tommaso Buciantini, non c'è cartellino giallo, non c'è provvedimento disciplinare, il fallo di ostruzione da parte del ragazzo del 2005 della Zenit, ma da qualche minuto la formazione del Ponte Bugianese sembra aver trovato meglio le contromisure, occupa più facilmente la metà campo avversaria, la partita si è fatta decisamente più equilibrata dopo che nei primi 25 minuti è stata di chiara marca pratese. Calcio di punizione affidato a Cristian Zocco per il Ponte Bugianese, tutta la Zenit all'interno della propria area di rigore a difendere la porta di Matteo Brunelli. Ecco il destro, palla in area, mette fuori lunghi.
palla che finisce in fallo laterale. Quasi ormai allo scoccare della mezz'ora di gioco. Mette Gutili, continua a catechetizzare il proprio giocatore in panchina in vista di un possibile cambio. Tanto Lunghi cerca di evitare il calcio d'angolo e ci riesce. Si riparte da Bagni, quindi Cela. Zeniti che prova adesso a rimettere il naso avanti. Questa lunga battuta non precisa, l'errore di Chiellini, va a rubare il pallone Chiaramonti. Poi Rosi, Zeniti che guadagna 40 metri di baricentro. Il 19 marca! Bagni, poi Rosi. Ancora Bagni. Siamo tornati però nella metà campo della Zenit. La battuta di Lunghi ancora per Chiaramonti, ancora una spizzata, ma stavolta c'è Palmese a fare buona guardia. Poi Giannini, pallone difficile da gestire per Seghi. Beppe, forza! Eccolo qui il cambio con l'uscita di Gianotti. Terzo posto e entra Chiti come avevamo ipotizzato. Vediamo se ci saranno cambiamenti tattici da parte di Enrico Gutili. Non ci sono, non mi sembra ci siano problemi fisici per Andrea Gianotti, ma stava soffrendo troppo il Ponte Buggianese. Con Chiti che va a sistemarsi al centrocampo, mi sembra Seghi nel ruolo di seconda punta, ma saremo più precisi dopo. Falteri prova il traversone, chiude Chiellini. Dicevamo, mi sembra Giannini spostato esterno a destra, cosa che faceva già ai tempi della Serie D con la maglia dell'Aglianese, ha giocato spesso da terzino destro Giannini all'epoca, ma mi sembra si sia spostato lui a giocare largo a destra con Seghi che da esterno destro di centrocampo diventa seconda punta e inserito invece in mezzo al campo Chiti. L'ha ridisegnata completamente a livello tattico Enrico Gutili. Del resto la squadra stava soffrendo troppo. Come detto, 25 minuti di chiara marca Zenit. Vediamo se gli accorgimenti tattici voluti e pensati da Enrico Gutili avranno effetto. Guardando, forse siamo anche passati a una difesa a 4 per il Ponte Buggianese, la sorta del 4-4-1-1 dopo il 3-5-2 iniziale che non ha dato le risposte sperate. Zocco e Pievani, centrali di centrocampo, vediamo un po' se l'impressione è quella corretta. Come testa di Quassi, falloso su Daniele Pievani. Direi di sì, che Ponte Buggianese è passata a difendere a 4. Quindi non solo cambiamento e spostamento a centrocampo, ma anche proprio una rivisitazione tattica della squadra di Enrico Gutili, che chiaramente ha visto la squadra in difficoltà nei primi 25 minuti. Palmese per Zocco. Non è non facile da controllare sulla pressione di Rosi, poi rinvio di Chiellini, sbaglia, recupera Gonfiantini senza problemi, tocca per Rosi che poi va a far proseguire per Ciravegna che è nettamente più veloce di Palmese, arriva però la chiusura di Zocco. Poi Giannini, tocca per Chiti che va a puntare Luciantini, molto bravo a fermarlo il giovane del Zenit. Poi la gran giocata di Falteri, c'è il fallo da parte di Martinelli. Confermiamo, Ponte Buggianese che è passato a difendere a 4 con Palmese, Martinelli, Terzini.
Bell'Uomini e Chiellini centrali. Stava soffrendo troppo sia dietro che a centrocampo la formazione di Enrico Gutili, che è corso a ripari. Capacità delle squadre di oggi di cambiare assetto tattico nel corso della stessa partita. Nardi tiene pallone in campo, va a saltare Bagni, c'è il fallo di Rosi. Chiedono il cartellino giallo i tifosi e i giocatori del Ponte Buggianese. Non è di questo avviso Giannini di Pontedera, solo omonimo ovviamente del Giannini Giuseppe del Ponte Buggianese. Calcio di punizione a favore della formazione del Ponte Buggianese. Sul pallone Gianni Palmese, che lo tocca per Chiellini. Sono 35 minuti di gioco del primo tempo. Stiamo raccontando questo 0-0 che però ha fatto vedere tante cose. Non c'è il fallo, intanto di Cela su Nardi. Proteste da parte di Gutili, che voleva invece il calcio di punizione. Lo vedete adesso la discussione fra Gutili e il direttore di gara, signor Giannini di Pontedera. Gutili che non pare troppo convinto dalla spiegazione del direttore di gara. Fallo laterale intanto in zona difensiva per la Zenit, con Chiaramonti che va a dare una mano. Recupera un buon pallone, lo va a calciare lungo verso Ciravegna, che è fra due avversari. Poi Quassi cerca di mettere ordine nella manovra della Zenit, lo fa cambiando gioco molto bene verso Gonfiantini. Con l'ottima chiusura di Palmese rilancia il contropiede del Ponte Buggianese, quando il pallone è troppo lungo da parte di Giannini in direzione di Alessandro Seghi. Sicuramente partita più equilibrata dopo i cambi tattici voluti da Enrico Gutili. Si riprende con questo rinvio da parte della Zenit, appoggiatosi a Bagni. Ancora una battuta in direzione di Chiaramonti. Poi Gonfiantini va a rubare il pallone, lo tiene in campo Lunghi. Lo serve verso Ciravegna, il pallone troppo indietro, sbagliato da parte di Chiellini, che regala col calcio d'angolo alla Zenit. L'errore di Samuele Chiellini, capitano della formazione del Ponte Buggianese, che a Prato ha giocato in tempi dell'uscita del settore giovanile. Poi Viareggio, Ghivizzana, ancora Viareggio con Sacco e Cogliopelli nelle ultime due stagioni invece con la maglia del Ponte Buggianese, di cui è capitano. 7 minuti, poco più, al termine di questa prima frazione, in cui è mancato di fatto solo il gol, perché abbiamo visto davvero tante emozioni, soprattutto nell'area di rigore del Ponte Buggianese. Quasi per Falteri, il cross a uscire di sinistra, palla che resta lì, attenzione per Chiaramonti! E c'è il vantaggio della Zenit. Chiaramonti di piatto mette il pallone dove Rizzato non poteva arrivare. Il vantaggio meritato, mi sento di dire, da parte della Zenit, proprio nel momento in cui Ponte Buggianese mi sembrava poter gestire meglio il match. È più stato il più lesto Chiaramonti a mettere dentro. Eccolo qui il gol di Niccolò Chiaramonti, tanto atteso da parte della squadra della Zenit. Primo gol in campionato per l'ex attaccante di San Miniato e Prato 2000. Voluto fortissimamente da Simone Settesoldi. Vantaggio quindi della Zenit, proprio nel momento in cui, ripetiamo, il Ponte Buggianese sembrava poter aver preso un po' le misure alla formazione pratese dopo un avvio di partita decisamente a tinte azulgrana, vale a dire i colori della Zenit Audax, poi diventata Zenit Prato nel 2022.
Chiaramonte, ancora a lottare, si mette il fisico e forse anche il fallo, e c'è cartellino giallo per Chiaramonti, poi il gioco va a protestare. Ecco che si arrabbia molto per il fallo di Chiaramonti, Chiaramonti che ha affondato il tackle in maniera irregolare. Calcio e punizione a favore del Pontebugianese. Bell'uomini in verticale verso Seghi, che provava a girare verso Nardi di prima, palla poi gestita da Enrico Gutili verso Chiti, ancora verso Seghi, conquista il pallone della Zenite, che però stavolta non riesce a uscire dalla propria metà campo. Adesso attacca pieno organico la formazione pontigiana con Nardi, però molto lontano dalla porta, cerca di tenerlo ancora più lontano Gonfiantini, poi va a cambiare gioco, il pallone buono per Martinelli, uno contro uno di Martinelli con Bucciantini, appoggia a Chiti, tiro cross di Chiti, poi Nardi, siamo al limite dell'area di rigore, pallone sul destro che però non riesce a trovare lo spazio per tirare e appoggia quindi a Palmese, 41 minuti di gioco, palla buona in area di rigore, pecco poi testa di Nardi che non riesce a schiacciare, reazione però d'orgoglio da parte del Pontebugianese. Rinvio affidato a Brunelli che stavolta decide di non ripartire dal basso, perché sono già pronti anche già altri due giocatori del Pontebugianese a subentrare. Si rotta ancora una volta su questo pallone lungo, alla meglio il Pontebugianese, poi colpo di testa di Cela, sbagliato, prova a recuperare il pallone di Giannini, lo ruba Rosi, poi così con calma per Gonfiantini che ha spazio davanti a sé sull'out di sinistra, tocca ancora per Coassi, accarezza il pallone con il destro, poi già in verticale per Chiaramonti che era in posizione irregolare. 3 minuti alla fine della prima frazione, ricchissima di episodi. Pievani allarga a sinistra per Chiti che si scambia spesso la posizione con Martinelli sulla corsia mancina, poi Rosi, quindi Cela. Pontebugianese, come abbiamo detto, parte sud-occidentale della provincia di Pistoia, infatti un paese che sorge nella Val di Nievole meridionale e comprende nella sua area sud-orientale anche gran parte della zona umida delle Padule di Fucecchio, con i vari corsi d'acqua come il Pescia che attraversa il paese, poi diventerà Usciana e quindi affluente dell'Arno nella grande vallata. Territorio totalmente pianeggiante quello di Pontebugianese, mentre è decisamente più collinare quello di Borgabugiana, che sovrasta appunto il comune di Pontebugianese. Intanto la botta di Giannini sul secondo palo, palla che poteva diventare pericolosa per Brunelli che fa buona guardia. Zona paludosa questa, come abbiamo detto, appunto perché confina con il Padule di Fucecchio, bonificata nel corso dei secoli. Tanto Falteri per Ciravegna, esce rizzato, si allunga le sue braccia e anticipa l'attaccante della Zenit, poi Nardi cerca di recuperare un pallone, c'è Gonfiantini con calma per Lunghi, poi Rosi, molto lungo il Pontebugianese in campo in questa fase del match, ne approfitta la Zenit cercando di far girare il pallone. Entriamo nell'ultimo minuto del primo tempo, vediamo se ci sarà il recupero, ci sono stati 2 ammonizioni e un cambio, è probabile che almeno 1 minuto venga concesso da Giannini di Pontedera. Tiene il pallone in campo la Zenit in qualche modo, non c'è pressione da parte del Ponte, quindi Gonfiantini centralmente verso Cela. Poi Bucciantini per Falteri, di prima verso Chiaramonti che invece cercava il pallone sul corsia laterale, sulla fascia.
al mese. Ancora Chelini, il primo facitore di gioco del Pontebugianese, patano sempre, eccolo qui ancora una volta, dal giocatore con la maglia numero 6, tutte le azioni del Pontebugianese, che alza la testa, va a cercare ancora una volta Nardi, ancora una volta palla lunga, va a sfidare i centrali della Zenit su questi palloni, due centrali molto forti anche loro sui palloni alti, sarà un bel duello per tutta la partita, sicuramente Palmese sulla corsia esterna, guadagna fallo laterale. Niente, è cominciato in questo momento il primo minuto di recupero, vediamo quanti saranno, forse addirittura tre i minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Palmese direttamente verso l'area di rigore, mette fuori la difesa della Zenit e poi arriva Chiti, sarà rinvio dal fondo, come detto saranno tre i minuti di recupero in questo primo tempo, il primo se n'è già andato a metà. Come detto, 3 minuti, eccolo qua la segnalazione da parte di Giannini Pontedera, c'è la segnalazione anche del dirigente accompagnatore del Pontebugianese Roberto Seghetti. Ammonire arbitro! Riparte la Zenit dalla propria linea difensiva con Cela. Pallone lungo, queste squadre sono lunghissime. Giannini tiene il pallone in campo, va via sulla fascia destra, la chiusura di Rosi, in qualche modo riesce a frenare il giocatore avversario, gli strappa il pallone, poi il pallone per Ciravegna, anticipo di Zocco che però non riesce a tenere il pallone in campo, sarà fallo laterale a favore della Zenit. Questa fase finale della prima frazione che ha parlato chiaramente Pratese, vantaggio decisamente meritato quello della formazione di Simone Settesoldi, che ha creato molto di più rispetto alla formazione pontigiana questo derby pratese-pistoiese, anche se si fatica un po' a parlare di derby visto la distanza fra i due, fra Borgo, tanto il fallo di Falteri che si guadagna il cartellino giallo, ma no, capito che non tira fuori il cartellino, ma questa è una ammonizione tutta la vita questa di Falteri, graziato in maniera errata direi dal direttore di gara, perché quel cartellino giallo per il fallo di Falteri su Martinelli ci stava tutto. Entriamo negli ultimi 60 secondi di questo primo tempo, Palmese per Giannini, sempre molto mobile, gli ruba il pallone però Gonfiantini, Giannini torna su di lui, poi tocca per Pievani, quindi va a cambiare gioco Zocco verso Martinelli, poi c'è il fallo, il gioco pericoloso da parte di Bucciantini, stavolta il cartellino giallo, c'è tutto per il terzino destro della Zenit, secondo ammonito della Zenit dopo Chiaramonti, un ammonito nel Pontebugianese che è Chelini, vediamo se ci sarà tempo per battere questo calcio di punizione che si giocherà fino al 48esimo, probabilmente però ci saranno 30 secondi aggiuntivi di recupero visto che l'ammonizione è arrivata proprio nei minuti di recupero, appunto palla affidata a Cristian Zocco. Tutta la Zenit ovviamente a difendere il preziosissimo vantaggio mentre scocca in questo momento il 48esimo minuto. Ecco il destro di Zocco tagliato verso l'area di rigore, cioè palla che schizza verso Brunelli e finisce qui. Il primo tempo con il vantaggio della Zenit Prato grazie al gol siglato da Chiaramonti al 38esimo minuto di gioco. Alina che può tornare alla regia, ci sentiamo per la ripresa. Rinnovato buon pomeriggio dallo stadio Pertini di Pontebugianese dove si sta giocando per la quinta giornata dell'eccellenza girone A, la sfida fra Pontebugianese e Zenit Prato, Zenit che è in vantaggio alla fine del primo tempo grazie al, mentre comincia in questo momento il secondo tempo, grazie al gol di Chiaramonti arrivato nella fase finale del primo tempo, di un primo tempo molto ben giocato da parte della squadra di Simone Settesoldi che è meritatamente in vantaggio. Un rinnovato bentornato quindi qui sugli schermi di TV Prato a tutti i nostri telespettatori per questo atteso secondo tempo fra Pontebugianese e Zenit Prato. Al microfono Andrea Labbate, alle riprese Paolo Innocenti.
che come al solito vi offrono il meglio del calcio dilettantistico della nostra regione. Andiamo nuovamente alla lettura delle formazioni in campo con il Ponte Buggianese, che ha operato due cambi nell'intervallo, con Enrico Gutilli che aveva già messo mano alla formazione la fase finale del primo tempo e nell'intervallo ci ha messo ancora più mano con due cambi. Eccolo qui, uno giocatore lo vedete in possesso del pallone, vale a dire Tommaso Zani, che ha preso il posto di Filippo Belluomini, mentre invece Sabia Daniele ha preso il posto di Alessandro Seghi. Due cambi quindi per il Ponte Buggianese, che ha cominciato la partita con il 3-5-2, poi passato al 4-4-2, e nel momento in cui sembrava aver preso un po' le misure alla formazione pratese ha invece subito il gol del vantaggio. Zenite che ha sfiorato sullo 0-0 in diverse occasioni il gol del vantaggio, colpendo un incrocio di palle su punizione con Falteri, un palo con Lunghi e poi almeno altre due occasioni limpide per la squadra di Simone Settesoldi, che direi è meritatamente in vantaggio. Vediamo cosa e come cambierà la partita in questo secondo tempo. Ovviamente nessun cambio da parte di Simone Settesoldi. Dato il pallone verticale verso Confiantini, che era in posizione irregolare, gli dicevo, Simone Settesoldi che non ha cambiato niente fra primo e secondo tempo. Del resto la squadra ha funzionato come un orologio svizzero nei primi 45 minuti, non c'era ovviamente nessuna necessità di cambiare, cosa che invece ha sicuramente la formazione puntigiana di Enrico Gutilli. Protagonista di un primo tempo sicuramente non all'altezza. Tanto l'ottima diagonale di Bucciantini, e tocca per Coassi. Fallo intanto di Pievani in ostruzione su Bucciantini, che ha molto ben giocato direi nella prima frazione. Cela, poi Coassi, pallone per Ciravegna, Confiantini, Coassi passa in mezzo a due avversari, anzi al terzo subisce anche il fallo da parte di Zocco, che rischia il cartellino giallo per il fallo in ritardo su Thomas Zac Coassi, l'ex giocatore di Prato e Seravezza, esperienza anche nell'Aglianese in Serie D per il talentuoso centrocampista. Calcio e punizione a favore della Zenit, che rispetto all'anno scorso ha perso giocatori importanti quali Gori, Safina, Parenti in difesa, Caggianese in attacco. Un po' faticato a ritrovare il bandro, la costruzione del gioco. Brunelli che mette direttamente fuori per lo scontro tra Ciravegna e il difensore Martinelli, che si è spostato ora da sinistra a destra dopo l'uscita di Seghi, con Palmese che è andato in mezzo al posto di Belluomini. Grande duttilità da parte dei giocatori del Ponte Buggianese, con appunto Gutilli che ha ridisegnato la squadra spostando Martinelli da terzino sinistro a terzino destro, abbassando Chiti, togliendo Belluomini al centro della difesa, inserendo lì Palmese che era a destra, e in avanti ha inserito Tommaso Zani a sostegno di Nardi. Con Daniele Sabia in cursore sulla fascia sinistra, quello che potrebbe essere un 4-3-3, ma ha cambiato tanto durante la partita il Ponte Buggianese, ripeto, partendo dal 3-5-2, poi 4-4-2, quindi 4-3-3 rispetto a qualche anno fa. Davvero le squadre di oggi ci hanno abituato a questa grande duttilità tattica, non solo all'interno dello stesso campionato, bensì anche all'interno della stessa partita, e oggi il Ponte Buggianese ne è un esempio abbastanza lampante, con Gutilli alla ricerca della quadra per rimettere in sesto una partita che obiettivamente la Zenit sta interpretando meglio. Cela per Rosi, anticipato da Zocco, quindi Nardi,
chiede il fallo, non è di questo avviso il direttore di gara. E forse c'ha ragione. Gonfiantini. Salta Nardi, poi tocca per Rosi. Centrale verso Cela, rischia un po' la Zete ma mantiene il possesso del pallone. Poi l'apertura verso Falteri, scivola Chiti che era in anticipo, poi Falteri non riesce nell'apertura. Si parte da Palmese che sicuramente più a suo agio da difensore centrale che non in quello di terzino destro come nel quarto d'ora finale della prima frazione. Gonfiantini ruba il pallone a Nardi, buonissima la partita di Gonfiantini finora. Poi Rosi, ma è tutta la Zenit obiettivamente che sta giocando una partita di buon livello. Lunghi, Gonfiantini, si improvvisa mediano, si appoggia a Cela, intanto sono andati a scaldare tutti i componenti della panchina della Zenit. Così salta Netto, il primo giocatore, serve Lunghi, poi Falteri, attenzione alla manovra di aggiramento della Zenit, si porta il pallone ovviamente sul mancino, Falteri alza la testa, prova a calciare, non riesce, un po' strozzata la conclusione. E non è difficile per Rizzato, al sesto minuto di gioco, a brancare il pallone e poi servirlo per Chelini, quindi Palmese, la rinnovata coppia centrale della linea difensiva pontigiana. Poi Martinelli, mancino puro, spostatosi nel ruolo di terzino destro. E pallone sul destro, non è il suo piede preferito, si vede l'errore da parte dell'ex giocatore di Cuoio Pelli e Montecatini, gioca esterno sinistro di ottimo livello, nonostante la giovane età, sicuramente uno dei migliori della categoria regina ormai da qualche anno. Tanto il fallo su Ciravegna, chiede scusa a Zocco e viene ammonito. Non è il primo fallo di Zocco, forse non è il più cattivo, ma sicuramente paga probabilmente la reiterazione della condotta irregolare, per così dire, Cristian Zocco. Calcio di punizione a favore della Zenit, in posizione interessante sulla palla Brando Ciravegna con la maglia numero 11. Si allontana Lunghi, batterà Ciravegna col destro probabilmente, barriera che è a 12-13 metri, non certo i 9 metri regolamentari, molto distante. Fischia il direttore di gara che il signor Giannini di Pontedera, il destro di Ciravegna che tocca proprio la barriera. Nessun problema per Rizzato, ex portiere di Prignano, Camaiore e Cascina. Palmese prova a chiudersi un po' la Zenit adesso, finisce a terra Giannini, ma forse in questo caso non c'era fallo. Contrasto fra i due piccoletti, Rosi e Giannini. Ha la meglio Rosi, ma secondo il direttore di gara in maniera fallosa. Sulla palla ancora una volta Cristian Zocco, il centrocampista confermato del 2001 della Ponte Buggianese, giocato in Serie D con l'Aglianese, poi 2 anni alla Cuoio Pelli e dall'anno scorso al Ponte Buggianese. Ecco il suo destro, la palla sul secondo palo, anzi direi sul terzo palo, decisamente sbagliata la traiettoria del centrocampista del Ponte Buggianese, azione che sfuma. Ancora due cambi a disposizione di Enrico Gutini. Allora, utilizzato dalla panchina Chiti, Sabia e Zani. Per ora nessun cambio, come detto, per la Zenit Prato. Pallone lungo verso Chiaramonti, lo anticipa però molto bene Chelini. Palla che torna in possesso dei giocatori della Zenit con Lunghi. Falteri ancora uno contro uno con Chiti, ancora stesso movimento sul mancino. Poi la palla filtrante per Lunghi che non riesce a controllare, un pallone interessantissimo servito da Falteri. Rilancia adesso il Ponte Buggianese con Sabia, poi Pievani, Zocco, ma si è già riposizionata la Zenit, molto brava a ritornare indietro, eccetto Chiaramonti, tutti i giocatori dietro la linea del pallone. Gonfiantini, tocca per Ciravegna che va, cerca di andare via sull'out di sinistra, la giocata è positiva, guadagna calcio di punizione l'ex giocatore del San Miniato Basso, arrivato proprio nell'ultimo giorno di mercato.
per colmare il vuoto lasciato da Caggianese, che poi per tutta l'estate la Zenit ha continuato a corteggiare per cercare di ottenerne la conferma, poi ha scelto la Serie D con i figlini, poi c'è il fallo, forse su Chiaramonti, l'arbitro fa giocare, il contrasto pareva abbastanza netto fra i due giocatori, poi scivola Lunghi, attenzione al contropiede del Ponte Buggianese con Nardi che però non riesce a girare bene la sfera, ancora a terra Chiaramonti, si continua a giocare, cela con calma, nessuna fretta per i centrali difensivi della Zenit. Rosi accelera, supera la linea mediana del campo, poi il servizio è per Falteri, ancora l'ennesimo uno contro uno con Chiti, stavolta la meglio Chiti, però il pallone finisce in fallo laterale a favore della formazione pratese, che potrà quindi beneficiare di questa rimessa in gioco in posizione offensiva. Quando siamo all'11° minuto di gioco, risultato ancora sullo 1-0 per la formazione della Zenit, grazie al quinquadrato Chiaramonti che al 38° primo tempo ha siglato il gol del vantaggio, primo gol in campionato con la maglia della Zenit per Chiaramonti. Zenit sempre più lesta e più veloce sulle seconde palle, bene però stavolta errore di appoggio da parte di Tommaso Bucciantini, fallo laterale a favore del Ponte Buggianese all'interno però della propria metà campo. Poi Lunghi strappa il pallone a un avversario e poi guadagna. Fallo laterale. Ex Prato 2000, arrivato nella scorsa stagione iniziata, direi, dopo che aveva cominciato, aveva svolto la preparazione con il Mobilieri Ponsacco. Stanno è tornato a giocare nel suo ruolo naturale, in centromediano davanti alla difesa. L'anno scorso la stagione era cominciata molto bene per la Zenit con Gori in quella posizione, che Simone Settesoldi non se la sentì mai di togliere da quella posizione, e fece benissimo perché Gori ha fatto una stagione strepitosa. Che lui, come ha detto, uno dei quattro assenti rispetto alla scorsa stagione della Zenit, problemi lavorativi, non è più. Più tempo di potersi allenare. Intanto il pallone in area di rigore potrebbe essere interessante per Zani, l'uscita di pugno di Brunelli ve lo anticipa, poi forse tocca anche il giocatore del Ponte Buggianese, ma non in maniera fallosa, abbiamo modo di vedere, di questo avviso anche il direttore di gara. Scontro regolare con Brunelli che è arrivato in anticipo, si becchettano i due. Brunelli che come al solito non le manda a dire agli avversari, grande personalità da parte del portiere della Zenit. Chiaramonti intanto in pressing sulla linea difensiva Ponte Buggianese, che adesso ha alzato il proprio baricentro con Chelini, palla è buona per Martinelli che cerca di stopparla, lo ferma Rosi, palla che resta in campo, Martinelli ne torna in possesso, la appoggia per Giannini, siamo sulla fascia destra offensiva del Ponte Buggianese, va a puntare Gonfiantini, palla che sfila verso Martinelli, può crossare in area di rigore, non ci arriva Cera, palla che resta lì, attenzione a Zani, il sinistro, la grande parata di Brunelli. Applausi scroscianti da parte del pubblico di casa. Brunelli che non ha sbagliato, il vento con la manona aperta da parte del portiere della Zenit. Col fallo contestato dal pubblico pontigiano su Falteri. Calcio in punizione a favore della Zenit che esce da un momento di difficoltà con la pressione del Ponte Buggianese che si era fatta più intensa negli ultimi minuti. Calcio in punizione ha battuto a Bagni, si faccia cancro una volta a Chiaramonti, lo anticipa però Palmese, poi Zocco cerca di organizzare lui il gioco del Ponte Buggianese, si riparte da Chelini, ancora Palmese, la lunga battuta a cercare Zani, lo anticipa però facilmente Cela, questa però la partita è cambiata, la partita adesso la fa il Ponte Buggianese. Pievani attacca quasi fallosamente, si accoglie il direttore di gara, calcio e punizione a favore della formazione del Ponte Buggianese.
è andato il primo quarto d'ora della ripresa, mezz'ora al termine. Zenit sempre in vantaggio. A favore della Zenit. Si arrabbiano e molto i tifosi e i giocatori del Pontebugianese. La potesta da parte del Pontebugianese, segnatamente capitan Chiellini, che qui a centrocampo si lamenta con il secondo assistente, signor Giunta di Firenze. Zenit che adesso però fa fatica a tenere il pallone. Lancio lungo per Nardi, siamo in area di rigore. Bagni cerca di rallentarlo, ancora Nardi, il dribbling secco, palla sul destro, palla sul secondo palo, né un tiro né un cross, la palla finisce sul fondo. Ma è un altro Pontebugianese rispetto a quello del primo tempo, sicuramente più incisivo, più pericoloso rispetto a quello che nei primi 45 minuti ha sofferto oltremodo il gioco della Zenit. Lunga battuta di Brunelli, palla che supera la linea mediana del campo verso Chiaramonti, che spizza per Ciravegna, parte Falteri, il pallone nello spazio proprio per Falteri. Vediamo se cerca il dribbling, guadagna un buon calcio d'angolo. In questo momento necessario per la Zenit per respirare un po' dopo il periodo di pressione portato dalla formazione puntigiana. Calcio d'angolo a favore della Zenit. Quasi e Falteri. Allora dice che è tutto regolare, che si può giocare. Palla che sfiora in area di rigore, la girata, arriva Rizzato, la gran parata. La gran parata di Rizzato. Al 17° minuto di gioco, non ho visto onestamente il giocatore della Zenit che ha colpito. Forse era Ciravegna. Autentico miracolo quello di Rizzato. Sul terzo corner a favore della Zenit. È stato Bucciantini, gran giocata. Poi Lunghi. Trova lo spazio per il cross, interessante. Andiamo a vedere intanto quali sono i risultati dopo un quarto d'ora del secondo tempo. C'è il fallo, la parte di Cela sul lanciato Sabia. Vediamo questo momento di pausa per leggere i risultati. Castel Fiorentino Montecatini 0-1, Fucecchio Pro Livorno 0-2, Geotermica Montespertoli 0-1, una tanta ancora una vittoria esterna. Sporting Cecina Coiopelli 0-2, Pontebugianese ovviamente Zenit 0-1, e poi Lanciotto Massese 1-1 e Camaiore Tuttofuoio 0-0. Ben 5 vittorie esterne al momento con l'eccellenza Girone A. Risultati che leggiamo come sempre su almanacco calciotoscano.it, sito più informato, più aggiornato delle calci dilettantistiche della nostra regione. Fallo laterale a favore del Pontebugianese, che ha rischiato grosso di capitolare, ha rischiato di chiudere la partita la Zenit con il calcio d'angolo precedente. Grande intervento di Mattia Rizzato. Recupera Rosi, poi Quassi, attenzione al contropiede della Zenit. Il Pontebugianese è molto lungo in campo, ancora Quassi, e poi recupera un gran pallone Pievani senza commettere fallo. Lo tocca poi per Martinelli, che supera la linea mediana del campo. Ancora lo stesso Martinelli, la spinta da parte di Lunghi. Calcio di punizione a favore del Pontebugianese. Si scalda la partita anche qui in tribuna quando ormai siamo giunti al 20° minuto di gioco del secondo tempo. Pallone per Sabia, prova il traversone in area di rigore, anticipa tutti Cela, pallone non difficile questo per la linea difensiva. Poi raddoppio di marcatura efficace per la Zenit. Falteri attaccato da Chiellini. Ne sono andati 20 minuti di gioco del secondo tempo, 25 minuti al termine. La Zenit che resiste in vantaggio grazie al gol al 38° di Chiaramonti, che fa cenno alla panchina che va tutto bene, evidentemente c'era qualche problemino fisico nei minuti precedenti. Pallone per Quassi, che cambia gioco, vede libero Gonfiantini.
mezzo, di cui Giannini, poi Lunghi, all'interno del cerchio di centrocampo, prova a servire Falteri, pallone lungo, Falteri che lo tiene in campo, uno contro uno con Chidi, torna ovviamente sul mancino, ancora Falteri, palla però sbagliata verso Chiaramonti, poi Nardi a lottare con tutta la difesa della Zenit alla meglio, tenendo il possesso del pallone, poi sbaglia tutto però Sabia, sbaglia anche la Zenit. Sì, l'abito fa giocare, attenzione a Ciravegna, è solo, entra in area rigore Ciravegna, il dribbling e poi la chiusura da parte della difesa del Pontebugianese che si salva. C'era in partenza un evidente fallo di mano di Quassi che l'arbitro evidentemente ha giudicato involontario. Parte da Pievani, Martinelli, poi Giannini che va a superare Gonfiantini, pallone per Zani, Quassi che si rende utile anche in fase di non possesso, poi Falteri cerca un ricamo forse in un momento della partita e in una parte del campo un po' rischioso, infatti perde il pallone, concede fallo laterale a favore della formazione pontigiana che proprio alla metà del secondo tempo, allo scoccare del 22esimo minuto di gioco, entriamo nell'ultimo quarto di partita con la Zenit sempre in vantaggio. Pallone per Gianni Palmese, apre a destra e trova libero Nardi, posizione di ala destra, il cross basso, c'è Bagni in anticipo, poi Gonfiantini che dorme un po' e poi riesce però a rimediare. Ciravegna attaccato da due avversari, cerca di conquistare fallo laterale, ci riesce, ottiene il massimo in una situazione non facile, ex attaccante del Saminato Basso. Intanto è pronto il quarto cambio nel Pontebugianese. Palla finisce in fallo laterale a favore del Ponte. Vediamo se ci sarà il cambio in questo istante. Sì. Eccolo qua, esce Pievani ed entra al suo posto Birindelli. Entra quindi un ragazzo giovane, Mirko Birindelli del 2004, ex Seravezza, cresciuto nel Tau, poi esperienze oltre che nel Seravezza anche nella Coiopelli, centrocampista, teoricamente non dovrebbe cambiare granché stavolta a livello tattico dopo le rivoluzioni precedenti da parte di Enrico Gutili, con il neoentrato Birindelli che si è sistemato molto largo a sinistra. Una formazione sicuramente più offensiva in questa fase del match, del resto c'è da recuperare il risultato. Gonfiantini perde un pallone grave, Pontebugianese in area di rigore, la respinta di Bagni, poi Ciravegna a dare una mano, riesce a gestire un discreto pallone, poi Chiaramonti, buona giocata a parte di Chiaramonti, c'è Quassi, pallone un po' corto per Quassi che lì in anticipo, poi Quassi torna sul pallone, salta due avversari e va via in beata solitudine, guadagna un gran fallo laterale. Gran partita davvero di Thomas Zac Quassi. Tanto c'è un cartellino giallo per un componente della panchina del Pontebugianese, scontro tra Chelini e Quassi. La vedete dalla nostra sovraimpressione mentre tutti i giocatori vanno a dissetarsi, ripetiamo, fa davvero un gran caldo, ben oltre i 30 gradi la temperatura, non c'è vento. Tanto credo sia il momento di Niccolò Amendola per la Zenit Prato, addirittura doppio cambio, quello studiato da Simone Settesoldi quando siamo adesso, come vedete dalla nostra sovraimpressione, sul risultato di 0-1 a favore della Zenit Prato al 25esimo minuto di gioco. Eccolo qua, esce Buciantini, al suo posto entra Amendola. Ottima partita di Buciantini, davvero ottima. Mentre il secondo campo, cambio è l'ingresso di Castiello al posto di Ciravegna, va a coprirsi un po', Settesoldi, con l'ingresso appunto di Lorenzo Castiello che è un difensore. Lorenzo Castiello che andrà a prendere probabilmente il posto di Buciantini in difesa, mentre Amendola
squadre a sistemarsi davanti al posto di Ciravegna. L'ingresso di Niccolò Amendola del 2004, come probabilmente saprete ci sono due Amendola nella Zenit Prato, Niccolò del 2004 e Leonardo del 2005, sono degli juniores. Tanto fallo laterale è a favore della Zenit, esce momentaneamente dal campo Samuele Chelini dopo lo scontro precedente con Thomas Zaccoassi, che ha recuperato un gran pallone e guadagnato un gran fallo laterale. Rosi per Coassi, invio da parte di Chiti, può gestire il pallone con calma Alessandro Cela, che non ha fretta. Rinvio di Brunelli verso Chiaramonti, che spizza di testa verso Falteri. C'è Chiti però in vantaggio, un po' deciso sul da farsi Chiti, poi si appoggia a Rizzato. Rinvio non granché da parte di Rizzato. Quasi per Chiaramonti, che arriva in ritardo, può ripartire Ponte Buggianese, non c'è fallo. Amendola lungo linea verso Quasi, pallone un po' troppo lungo. Applaude comunque il compagno, il 5 della Zenit. 27 minuti di gioco nella ripresa. Pallone sbagliato da parte di Sabia, ne approfitta Rosi, poi Lunghi, raddoppio di marcatura vincente da parte del Ponte Buggianese che torna in possesso del pallone, il servizio è per Martinelli. Gente che prova subito a ritornare in difesa, a coprire gli spazi. Ancora Martinelli. Poi Chelini, supera la linea mediana del campo. Gente che però offre pochi spazi alla formazione pistoiese. Zocco, il traversone verso Giannini, al volo verso Zani. Poi arriva Zocco al volo, la respinta di Lunghi. Poi Quassi ancora a caccia del pallone vagante, si accontenta del fallo laterale a Amendola, che come detto è andato a sistemarsi nel ruolo di ala sinistra. Fallo laterale a favore della Zenit, che ovviamente non ha alcuna fretta a rimettere il pallone in campo. Gonfiantini verso Chiaramonti di testa, prova a spizzare verso Amendola che era forse in posizione irregolare. L'arbitro può continuare a giocare e guadagna comunque fallo laterale da Zenit in zona attacco, tutto quello che serve in questo momento quando ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco della ripresa per la formazione di Simone Settesoldi, sempre in vantaggio grazie allo gol di Niccolò Chiaramonti al 38esimo della prima frazione, la prima frazione giocata davvero ad alti livelli per la formazione pratese. Intanto alza un campanile in area di rigore il Ponte Buggianese, è Rizzato, seppure con qualche incertezza, riesce a far suo il pallone anticipando Matteo Falteri. Prova a alzare il baricentro direttamente sul rilancio di Rizzato, il Ponte Buggianese. Salta Lunghi a far da schermo davanti alla difesa. Poi a palla recuperata bene da Sabia, che va via in posizione di ala sinistra, lo va a rallentare Castiello, quindi Birindelli, tocco per Zocco, siamo centrocampo sulla tre quarti, l'anticipo di Gonfiantini, netto su Nardi, ancora Gonfiantini, gestisce bene il pallone per Rosi, poi Bagni, prova a cambiare gioco, lo fa con successo, prendo per Castiello, sull'out di destra, spazio davanti a sé Castiello, tocca verso Falteri, ancora Castiello, ha una seconda opportunità, stavolta il passaggio è buono per Falteri che prova a farlo proseguire con il tacco, poi rinvio di Chelini, c'è però Quassi che vuole il fallo laterale, lo ottiene. Fallo laterale conquistato da Thomas Quassi. Poi Castiello di prima, in direzione di Chiaramonti che prova a lottare con Palmese che ha la meglio. Poi Birindelli, attenzione a spazio adesso il Ponte Buggianese sulla fascia sinistra. Va a tornare su di lui Quassi, poi Cela, va a ringhiare su Sabia, lo fa con successo, recupera un buon pallone. Poi cerca di farlo filtrare per Falteri, ma in questo secondo tempo fa davvero fatica la Zenit a ripartire.
poi Zocco chiama l'azione palmese, quindi Martinelli. Abbiamo superato la mezz'ora di gioco, entriamo nel quarto d'ora finale del match, sempre 1-0 per la Zenit, che in questo secondo tempo sta gestendo la partita, provando a lucrare sull'1-0 maturato al 38esimo del primo tempo. La battuta di Zocco, il rimpallo che favorisce Bagni, ancora Zocco che ha toccato 1000 palloni in mezzo al campo per la formazione del Pontebugianese, probabilmente il migliore dei suoi. Eccolo qui ancora il giocatore con la maglia numero 4 della formazione pontigiana, quindi Martinelli prova l'incursione, l'1-1 con Giannini, poi Nardi, troppo lontano dall'area di rigore per far male, però c'è la di testa, prende posizione, poi Castiello non rischia l'intervento, una buona giocata da parte di Chiti, poi Chelini prova a buttare il pallone in area di rigore, pallone però facilissimo per la linea difensiva della Zenit con Brunelli che esce, si porta il pallone in calcio d'angolo, clamorosa ingenuità da parte di Brunelli che regala un corner. Ricordiamo che su un corner regalato nel primo tempo il Pontebugianese è passato in vantaggio, vediamo se il Pontebugianese riuscirà a fare il massimo in questo corner di sinistra, in area di rigore, palla che sfila, il colpo di testa tentato da Palmese, poi qua si mette fuori, recupera il pallone Giannini, adesso attacca, pieno organico, a formazione di Enrico Gutilli, palla in area di rigore, colpo di testa di Bagni, adesso soffre e tanto la Zenit, poi pallone buono per Nardi che cerca l'incursione, ma è ottimo qua sì ancora una volta a conquistare il pallone, a farlo per venire poi a Rosi che cerca Chiaramonti, recupera ancora una volta Zocco, si gioca solo nei 30 metri finali del campo della Zenit in questo momento, poi Bagni libera dal Ponte Pugionese sempre lì, poi sinistra, palla che vola per Zani che non riesce però a coordinarsi nel migliore dei modi. Tiro debole, voleva un colpo quasi da calcio a 5 di punta per anticipare Brunelli che invece si è ritrovato il pallone in bocca. Fallo fischiato intanto a Chiaramonti mentre nel momento del cambio per la Zenit uscirà Lunghi, pallone lungo, attenzione a Brunelli che riesce ad anticipare all'interno della propria area di rigore. Rinvio da parte di Brunelli che va a calciare lungo ma non lunghissimo, palla che resta nella metà campo della Zenit, arriva comunque Falteri a metterla giù, lo tocca per Quassi di prima, gli restituisce il pallone, ancora Falteri cerca il dribbling ma è molto buono l'intervento di Chelini, poi Zocco inesauribile in mezzo al campo, il giocatore del Pontebugianese apre a destra per Martinelli, è pronto anche l'ultimo cambio per il Pontebugianese, palla verso l'area di rigore con Nardi che fa sfilare, esce però Brunelli. E al 34esimo minuto di gioco, 11 minuti al termine, più recupero. Zenit che adesso sta soffrendo, ma il risultato per ora non cambia. La battuta di Brunelli stavolta migliora, palla lunga, lunghissima verso Chiaramonti, che riesce a far proseguire verso Falteri, anticipato da Chelini. Buona la gara di Chelini, specialmente nel secondo tempo. Poi Martinelli. Intervento su di lui di Amendola, falloso. Eccolo qui il momento probabilmente per il cambio al 79esimo minuto, 34. Entra Saccenti al posto di Lunghi. Entra nel Pontebugianese, esce Zocco, probabilmente stanchissimo, ha giocato una partita di assoluto livello. Cristian Zocco è al suo posto, entra con la maglia numero 16, Sali. Quinto cambio per Enrico Gutilli che ha dato fondo alla propria panchina per cercare di rimettere in piedi una partita che ha visto la sua squadra in netta difficoltà nel primo tempo. Attenzione a Sali perché è un giocatore che vede la porta avversaria. Ha già siglato un gol quest'anno, l'attaccante del 2003 è andato a sistemarsi nel ruolo
quasi di trequartista alle spalle di Nardi, che si muove però moltissimo sul tutto il fronte, va sempre a giocare sul settore di destra per avere la palla sul mancino probabilmente. Martinelli, il cross in area di rigore, Brunelli, sicuro, impresa il portierone del Zenit. Nove minuti al termine, 36 minuti come vedete dalla nostra sovraimpressione. Ponte Buggianese 0, Zenit Prato 1. Ma Zenit che nel secondo tempo non ha tenuto un pallone nella metà campo avversaria. Sicuramente un buon risultato finora per la Zenit, che se vince ovviamente fa 3 punti fuori casa. Ma se deve migliorare un aspetto probabilmente questa Zenit è quello di amministrare meglio il vantaggio e gestirlo tenendo il pallone un po' più lontano dalla parte di Brunelli, invece, che nel secondo tempo è stato chiamato più volte in causa. Birindelli prova la battuta lunga, anticipo di Castiello, attenzione però a Martinelli che entra in area di rigore col destro, il pallone sul secondo palo, anzi no, direttamente verso la porta, sopra però la traversa, un colpo di sorpresa Brunelli, ma il pallone che è oltre la barra trasversale. Adesso ovviamente un occhio al campo, un occhio anche al cronometro, che diventa un fattore ovviamente il tempo. 37 minuti di gioco, la lunga battuta di Cela ancora una volta alla ricerca di Chiaramonti, palla che resta lì, una volta la tiene Chiaramonti e poi subisce fallo di Chiellini, fallo di frustrazione questo da parte di Chiellini. Che vento duro da parte di Chiellini, forse meritevole anche di un cartellino. Calcio e punizione comunque a favore della Zenit. Bravo, guarda come corri! Calcio e punizione affidato a Castiello, che va a cercare Falteri. Una volta non riesce a tenere il pallone. Palla che sfila fino a Rizzato. Si riparte da Palmese, ma i minuti sono sempre meno. Deve accelerare i tempi il Ponte Buggianese. Poi Rosi recupera un gran pallone ma lo sbaglia poi nel servire a Mendola. Zani anticipato dalla linea difensiva della Zenit, che riparte con Amendola sulla fascia sinistra, lo chiude in fallo laterale il Ponte Buggianese. Fallo laterale affidato a Gonfiantini. 7 minuti al termine, Gonfiantini gli scivola un po' il pallone, risulta un po' corto per Chiaramonti, palla che resta lì. Poi qua si recupera un gran pallone, lo tocca poi per il neo entrato Saccenti, quindi Falteri ancora dentro per Saccenti, che è fresco, prova il cross. Chiede il fallo di mano, non c'è questo fallo, si continua a giocare, poi prova a tornare su di lui e ottiene un cartellino giallo che poteva sicuramente risparmiarsi Saccenti, con un fallo in netto ritardo e volontario. Forza ragazzi, su, 10 minuti, 39 minuti in questo momento sul cronometro. Il pallone è buono in area di rigore per Martinelli, lo chiude però Capitan Bagni, che però poi non riesce a evitare il corner. Conto dei corner che finisce in parità, terzo corner per la formazione di casa, 3 ne ha battuti anche la Zenit. Però stiamo entrando nei 5 minuti finali con l'assalto finale da parte del Ponte Buggianese, che sta dando fondo a tutte le proprie energie. Ecco il corner, battuta da Nardi, mette fuori Cela, poi Falteri con il destro, non è il suo piede, si vede, regala un fallo laterale in posizione offensiva al Ponte Buggianese. Ed è il momento del cambio, un altro cambio per la Zenit proprio al 40° minuto di gioco, con l'ingresso credo di Mari al posto di Falteri. Esce un attaccante, entra un centrocampista, cerca ovviamente di dare copertura alla propria formazione Simone Settesoldi, con la segnalazione da parte dell'intelligente accompagnatore Pietro Giusti. Il laterale affidato a Leonardo Chichi,
palla verso l'area di rigore, libera però la Zenit. Chiaramonte a caccia della sfera, Cecchellini in anticipo, non rischia, si appoggia a Rizzato, ora il tocco per lo stesso Chiellini, poi Palmese sbaglia ancora una volta l'appoggio, Palmese regala il pallone a Rosi nello spazio per Chiaramonti, un po' lento Chiaramonti in andare sul pallone, anticipato facilmente da Chiellini, concentrato, una lunga battuta di Palmese alla ricerca di Nardi, pallone che diventa buono per Zani, siamo al limite della rigore, attenzione a Zani, pallone che schizza verso Nardi, si può portare il pallone sul mancino, ecco il dribbling di Nardi e poi il rinvio da parte di Saccenti. Martinelli alimenta l'azione offensiva del Pontebugianese, ancora con Nardi, ancora per Martinelli, il pallone verso Zani anticipato però dalla linea difensiva della Zenit, con Martinelli che poteva forse anche calciare, poi c'è un giocatore della Zenit, Cela a terra, un altro cambio intanto per la Zenit ed è l'ultimo, il quinto, al 42esimo minuto di gioco, con l'ingresso di Braccesi al posto di Chiaramonti, punta centrale per punta centrale. Esce l'autore del gol. Niente. Andiamo anche a eleggere il nostro migliore in campo, che è Thomas Zach Kouassi. Eccolo qua, andare in pressing anche in questa circostanza, giocatore con la maglia numero 5 della Zenit, che ha giocato una partita di quantità e di qualità in mezzo al campo. È lui il nostro migliore in campo. Fallo laterale a favore del Pontebugianese, quando manca circa 2 minuti al termine del 90esimo, poi ci sarà recupero ovviamente. Eccolo qui, Sali. Viene servito questo fallo laterale, cerca di andare via un fazzoletto, chiede il calcio di rigore, non c'è assolutamente nessuna irregolarità, Braccesi a difendere il pallone con il pallone calciato lontano, non ci sono giocatori della Zenit lì, pallone lungo in direzione di Sabia, lo anticipa Castiello che concede fallo laterale, meno di 2 minuti al termine. Fallo laterale a favore del Pontebugianese, siamo in area di rigore, il sinistro di Sali a Paraghelli ed è il pareggio di Giannini, il pareggio di Giannini al 43esimo. Ottimo servizio di Sali, Giannini che si è trovato solo in piena area di rigore, il pareggio del Pontebugianese quando forse in pochi ci speravano ancora. È arrivato il tocco in piena rigore da parte dell'ex giocatore dell'Aglianese, che riporta il risultato in parità quando ormai la Zenit credeva di avercela fatta. E invece il grande cuore del Pontebugianese nel finale, ben ammonito intanto Gutili. Dicevo, quando ormai la Zenit sembrava di poter portare in fondo il risultato dopo un secondo tempo obiettivamente di sofferenza, ma se dobbiamo andare a valutare nel complesso la partita, un tempo per parte decisamente meglio la Zenit nel primo tempo, decisamente meglio il Pontebugianese nel secondo, mentre saranno credo 5 i minuti recupero, esatto 5 minuti recupero dopo i 3 nel primo tempo, saranno 5 nella ripresa, comincia in questo istante proprio il recupero, 5 minuti di tempo ancora a disposizione delle due squadre per farci avere ancora delle altre emozioni, una partita che ci ha divertito e che è stata molto molto bella, ripeto, con il primo tempo di chiara marca pratese e il secondo di chiara marca pontigiana. Esce intanto Rizzato a far suo il pallone, che vincendo quest'oggi avrebbe scavalcato in classifica
il Pontebugianese, che invece con questo gol del pareggio di Giuseppe Giannini tiene dietro la formazione pratese e si mantiene a metà classifica. Tanto il destro stavolta di Giannini, che ha probabilmente la vena un po' tappata dai festeggiamenti del pareggio. Con invio da parte di Brunelli, con tutto il pubblico di casa a festeggiare il gol del pareggio. Pontebugianese, fra l'altro, che ha così cenno storico, ha ottenuto l'autonomia dopo il distacco dall'amministrazione di Buggiano con regio decreto nel 6 maggio del 1883, diventando parte della provincia di Pistoia nel 1928, cioè un anno dopo che fu costituita la provincia di Pistoia, pur come abbiamo detto in apertura, occupando la parte sud-occidentale della provincia pistoiese, al confine con il Padule di Fucecchia e quindi la provincia fiorentina. Poco più là c'è la provincia di Lucca e di Pisa, zona davvero di confine, Pontebugianese, vicina a un passo dalle province di Lucca, Pistoia e Firenze. La battuta di Rizzato, sono 47 minuti, se ne sono andati due dei 5 di recupero, si giocherà ancora per 3 minuti. Saccenti alla battuta lunga verso Braccesi, arriva la pressione anche di Amendola, poi c'è Quassi su Rizzato che non sbaglia, serve bene Chichi. Adesso c'è spazio per il Pontebugianese con il rilancio di Giannini verso Zani, anticipato però da Cassiello, poi Bagni verso Brunelli che non sbaglia il rinvio. Venite obiettivamente in difficoltà in questo secondo tempo. Alla battuta di questo fallo laterale si incarica Martinelli. Giannini risponde a Chiaramonti, Pontebugianese Zenit Prato 1-1, partita davvero con tante occasioni da una parte e dall'altra. Palmese si appoggia a Chelini, se n'è andato anche il terzo minuto di recupero, 120 secondi. Palmese per Martinelli, adesso ovviamente non ha la fretta che aveva prima la formazione del Pontebugianese, che ha rimesso in sesto una partita che sembrava persa. Giannini, autore del gol del pareggio, Martinelli. A lunga battuta in direzione di Salia, palla però che esce oltre la linea laterale del campo. Mi sembra che le due squadre adesso molto stanche per il gran caldo e per il gran correre possono anche accontentarsi del risultato di parità da una parte e dall'altra. Sicuramente più rimpianti da parte della Zenit per essere stata tanto in vantaggio, ma obiettivamente il secondo tempo del Pontebugianese è stato di assoluto livello, mettendo in parità una partita che nel primo tempo aveva visto la squadra di Simone Settesoldi fare il bello e il cattivo tempo. Comincia intanto l'ultimo minuto, lungo lancio di Palmese, palla per Sali, anticipato però dalla gente, poi Saccenti, tocca per Gonfiantini, va a cercare i Braccesi, attenzione perché il pallone è buono per Braccesi, c'è la chiusura di Chelini, rischia qualcosa con questo traversone il Pontebugianese. Rizzato, salta Sali, anticipato da Gonfiantini, poi Saccenti per Castiello, si appoggia a Brunelli, 49 minuti e 50 secondi, 10 secondi al termine, direi che la partita finirà sul risultato di 1-1, eccolo qui il triplice fischio di Giannini di Pontedera. Finisce 1-1 fra Pontebugianese e Zenit Prato. Rivediamo il tabellino con il vantaggio della Zenit al 38esimo da parte di Chiaramonti e il pareggio è arrivato nel finale con Giannini al 43esimo minuto di gioco del secondo tempo. È davvero tutto qui da
Sandro Pertini di Ponte Buggianese, anche per le riprese di Paolo L'Innocenti. Un saluto e un ringraziamento da Andrea Labbate. A presto sugli schermi di TV Prato.